Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video assaggi, il primo della serie, della nuova serie speciale Chinatown, e partiamo con un video molto rosa, molto sakura, molto primaverile. Allora, abbiamo da assaggiare in questo video le jellies sakura e rosa. Poi abbiamo questa qui, fai vedere che quella è gelatina alla fragola. Strawberry yogurt mega gelatina. Poi sempre sakura abbiamo queste patatine. Con un bellissimo cane. Esatto, che sembra vestito come Dorothy del Mago di Oz. Abbiamo questo bubble tea alla frutta con fragola e cocco. E poi finalmente assaggeremo la bevanda di questa meravigliosa bottiglia. Con la streghetta, che non sappiamo cosa contenga, perché c'è semplicemente bevanda zuccherata. Bene, forse ci manca un cucchiaino per questo. No, c'è dentro, top. Allora, partiamo da questo mega dalla packing. Gelatina. Sì. Allora, sopra c'è scritto gelatina. Ingredienti: acqua, annata di cocco, zucchero, farina di konjac, succo concentrato di fragola, olio di cocco, glucosio, gelificanti, emulsionanti, antiossidante, conservante, colorante, addensanti, aromi. Insomma, un sacco di roba. Al solito. Esatto. Ma stai cercando di aprirla? Sì, che bella che è dentro la confezione. C'è questo QR code che non so che cazzo si voglia dire, e c'è questa cosa qui. Che è un po' impossibile da decifrare. Forse è un poesiola, un qualcosa, non lo so. Intanto si è aperto, dentro c'è questo minuscolo cucchiaino portatile. C'è questa cosa che è a forma di stellina, con sopra le fragole. È scritto strawberry yogurt pudding. Mentre tu cerchi, apro? Vai, vai, tranquillo. Vedete, io faccio i video con lui, perché così mentre io apro lui cerca le cose scritte in cinese. Cioè, è il classico odore di fragola super finta ed è bellissimo, cioè tipo super, però sembra comunque buono, super meraviglioso. Sì, non se sembra con le cose di scuola. Sì, però ogni tanto cambia, non riesco. Questo qua non riesce a tradurlo. Però vedi che ogni tanto continua. Ma perché devi fare cinese, mi sa, non giapponese. Vediamo. Allora, this is 100 way to be sweet. Grass twilight pudding. And also I miss you 9 times a day. Oh, che carina. Ci sono 100 modi per essere dolce, padding di erbe, e mi manchi 99 volte al giorno. Cioè, è una cosa carina, sembra una piccola dedica. Sì, ogni tanto ma cambia ancora. Qualcosa, prendi un cucchiaino normale, che non apriamo questo coso piccolino sfigato, sì? Grazie. Mi sembra inutile aprire quel cosino di plastica, che tanto non ci serve ed è piccolo e inutile. Ok, allora. Qua è tutto, come vedete, tutto rosa normale. Qui vedete, questa qui sono in nata de coco. Sì, è un po' più giù. Sì, la nata de coco, sì. Volevo prendere un cucchiaino. Aspetta, che prendo anche qui con un pezzettino col cocco. Eccolo. Un pezzettone, guarda, sono 8 kg di roba. Allora, vediamo. Sa che scavo anch'io qua nell'angolino, almeno. Allora. Cosa ne dici? Ma dico che comunque tutto sommato come gusto abbastanza normale. Ricorda un po' il budino alla fragola nostro classico, diciamo quello della Ela. Solo che in più ha dentro i pezzettini di cocco stile bubble tea. Secondo me sarebbe stato più buono se prima l'avessimo messo in frigo e fatto raffreddare. Oh, vabbè, in ogni caso comunque non è male. Però appunto sì, non è comunque nulla di speciale. Però molto buono. C'erano anche al mango.
E qualche altro frutto strano, non ricordo. Voilà, così questo è fatto. Ok. Ora, con cosa vuoi proseguire? Stavo pensando se provare... Proviamo la gelatina di rose, va? Cioè, tra l'altro la confezione è bellissima, con tutte le roserine, a me piace tantissimo. Sono stata catturata solo dal packaging e come al solito temo che poi le cose facciano schifo, perché quando è così... No, per il packaging sono uguali. Quello però è fiori di cibo. Sì, ma... Vabbè, io ho cercato di tagliarlo come c'era... Ma che nel frattempo apro anche questo? Aspetta, lì piuttosto ingredienti. Allora, qua gelatina, acqua, zucchero, succo di mele, emulsionante, aromi, essenza di rosa, addensante, gelificante, regolatore di acidità, antiossidante, conservante, collante. E dentro... Mamma mia, profumo tanto sembrata. Oh, che carini. Dentro ci sono le mini porzioni. Hanno un buonissimo odore. Queste sono fatte a cuore. Mentre questa qua, in quei ingredienti... Ce la fai? Sì. Ingredienti, acqua, zucchero, succo di mela, emulsionante, aromi, essenza di fiore di ciliegio, addensante, gelificante, qui. Regolatore di acidità, antiossidante, conservante, colorante. E tutte queste sono a forma di cuori. Facciamo una testa, ce la vuoi, dividere? Vediamo. Allora, sì, facciamo una testa qua. Ok, perfetto. Sì. E così. Sì, confezione appunto, packaging è lo stesso. Anche perché mi sa che queste qua te le devi... rovesciare direttamente in bocca, perché sono gelatine ma sono un pochettino più mollicce. Ok, iniziamo con la rosa. Sì, io ho iniziato con la rosa. Vediamo. Buon odore. Pronta? È buonissimo. Sono buonissimi. È la cosa più buona del mondo. Sono davvero molto, molto buoni. E poi questa cosina qui carina che vi resta, potete fare quello che volete, cioè tipo, non so, delle mini candeline, delle altre meravigliose gelatine, dei mini budini. Sì, conserva. Adoro. Aspetta, prima di aprire quelli, io berrei qualcosa. Visto che abbiamo due bevande. Così, siccome questo sapore di rosa è molto intenso, ho paura che dopo si rischi di non sentire. Questo è un altro. Questo è un bubble tea di quelli già pronti, sempre con la nata de coco. Che sono appunto quei pezzi. Sì, se non lo smonti. Io ho girato e è scivolato da solo. Sì. Andiamo. All in love with dessert. Cioè, non so se lo dobbiamo aprire, ci conviene aprirlo, o se lo rompiamo già così con la cannuccia. Ma io proverei ad aprirlo. Allora, bevanda al frutta con zucchero ed edulcoranti, acqua, succo di fragola, noci di cocco, sciroppo di fruttosio, polvere di concia, regolatore di acidità, conservante, addensante, gelificante, edulcorante, acisulfame K, contiene una fonte di fenilalanina. Antiossidante, colorante, aromi. Ok, va bene. Anche questo qua mi sembra un po'... Vado? Vai, apri. È un po' difficile da aprire questo. Fatti pure. Infatti non era da aprire. Va bene, usiamo la cannuccina. Ci siamo bagnati. Ed è uscito tutto il liquido. Ma asciugati la mano, spagnolo. Io pensavo fosse più gelatinoso. No, è da bere. Sì, però se tu guardi dentro, anche muovendolo, comunque le nata sono sempre rimaste ferme. Ma perché era tipo effetto sottovuoto, non so. Non so se... No, lasciamo non così. Mi sembra una buona idea, no. Bucalo. Buchiamo? Ormai rimettici il tappo, no? Ormai vai. Pronta? Sì.
Prendi per favore qualche cos'altro per asciugare, mi hai fatto un casino, grazie. Ho bagnato tutto. Ho notato. Ho fatto un bel lavoro. Faccio tanto di franci, vabbè. Troppo dolce? No, non lo so, pure strano. A parte che è anche difficile da far venire su. Sì, ma secondo me non arriviamo fino in fondo a prendere le palline con questa cannuccia. Bello questo video. Molto interessante. Sì, vedere. Esatto. Ce l'hai fatta? Altre palline sotto l'altra parte. Sì, diciamo che questo qua sembra molto più... Dovrebbe essere un gusto fragola, un gusto qualcosa, ma sembra molto molto sintetico, non è... Boh, non lo so, a me fa schifo, non riesco a berlo. Potrebbe anche essere che forse è in casa da troppo tempo. E forse è scaduto, però. Non lo so. No. No, vero. Ma non ce detto l'hanno che... mai la data questi. Tra l'altro mi aveva detto che non era buono la Chiara, che me l'aveva preso. Vabbè, lei ne aveva preso un altro gusto, ha detto che non era buono, però ha detto, boh, magari è a lei che non piace perché è un po' particolare, invece probabilmente è proprio... No, effettivamente è un po' particolare come gusto, ti ho detto anche... Sembra molto sintetico comunque, anche come fragola, come... Per me no. No, bocciato. Ciao, facciamoci l'altro sciottino di gelatina, questa volta al sakura. Almeno un qualcosa di sperando buono. Sperando che sia buono, perché si fa schifo questo. No, sono riuscita a bagnarmi anche con questo. Sei un disastro. Ma ormai lo sappiamo. Non è colpa mia se fanno tutte queste confezioni piene di liquido, tutte sigillate con la colla super colla. Pronta? Allora, è buono. Un gusto floreale, ma non sa di sakura, cioè non sa di quelle cose che di solito sanno di sakura, giusto? Cioè questa di sakura ha un sapore diverso da questo, per me. Sì, anche perché comunque anche la bomba degli ingredienti, comunque il sakura è senza fiore di ciliegia, è molto giù, cioè secondo comunque è un succo di mela come ingrediente, quindi non è proprio... Io proverei adesso la bevanda analcolica con zucchero edulcorante, acqua, sciroppo di fruttosio, succo concentrato di pesca, quindi si fa di pesca, spero. Regolatore di acidità, conservante, edulcorante, antiossidante, colorante, può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. Tutte le bevande scherzanti. Sì, sa di pesca. Appena l'ho aperta ho sentito l'odore. Non qua ancora niente. Molto forte. Cioè, ha questo colore rosa chimico fintissimo. Sembra tipo gli spumanti per bambini. Non mi piace tanto. No? No. Per me invece non è male. Cioè per pesca sa di pesca, però col frizzante cosa mi... E poi è quel classico sapore, come dico sempre io, molto chimico.
anche lì un pesca. No, ma è anche tanto il frizzante che fa, secondo me. Oh, ce la posso fare ad aprire? Mannaggia. Allora, Single Dog. Esatto, queste patatine marca Single Dog, Pets Rock. Scusate, vabbè, niente. Chi se ne frega? Allora, Single Dog Potato Chips Cherry Blossom Salty Flavor. Ok, c'è scritto anche sotto. Ingredienti: polvere di patata, olio di colza, amido pre-gelatinizzato. I fiori di ciliegio aromatizzano la polvere del condimento. Zucchero, sale, glucosio, esaltatore di stabilità, maltodestrina, essenza commestibile, estratto di lievito, polvere di soia, antiaggregante, cioè antiglomerante, acidità, zucchero. Sì, in pratica sono le Pringles, via. Sì. Con la polverina al posto di ciliegio. Adesso è la parte sopra, tra l'altro, vabbè, qua ovviamente i... gli ingredienti lo coprono, ma c'è tipo un enorme osso con i valori nutrizionali. Perché si è rotto in questo modo? Oddio. Allora, non sono come le Pringles perché hanno un pratico vassoietto. Questa è un'idea geniale. Sono anche più piccole delle Pringles, secondo me. Sì, un pochettino, vabbè, ma col vassoietto non... Sono abbastanza spesse. Sentiamo. Anche qui secondo me stesso effetto delle Pringles. Inizia a sentire il gusto dopo che ne mangi tipo metà barattolo. Io non sento niente, cioè sento roba salata, lo zucchero. I fiori di ciliegio. No, infatti stavo provando, ma sono... Cioè anche come condimento è molto, molto lieve in confronto a quello che siamo abituati di solito. Ah, la patatina classica, molto... Io sento che c'è dello zucchero. E qualcosa che potrebbe essere la salsa di soia. Ma solo perché so che c'è anche la salsa di soia. No, ma come ti ho detto, è un... Cioè, io il gusto lo sento, però è molto lieve confronto a quello che siamo abituati noi. Cioè, nel senso, come ti dicevo, anche le Pringles, il gusto in sé lo senti dopo un po' che le mangi. Perché le prime due patatine, se te le mangi così, non è che riesci proprio a sentire proprio al massimo. Però anche confronto alle Pringles è molto 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 lieve. Non sono male in realtà, cioè sono buone. No, sono però normali. Non riesco a sentire, cioè sono... questo gusto di sakura. Però sono buone comunque. Vabbè, mangiando l'ultima patatina ti chiedo. Preferito del video. Allora, preferito le due gelatine, la gelatina alla rosa e quella ai fiori di ciliegio. Più o meno alla pari, anche perché comunque sono la stessa marca. Quella alle rose c'ha un buonissimo gusto di rosa, è stupenda. Quella al ciliegio non si sente tanto il gusto di ciliegio, però anche appunto come gelatina è molto buona. Secondo posto direi la gelatina normale alla fragola, che appunto è una... sì, che appunto è una normalissima gelatina paragonabile al budino dell'Elac, che mi piace tantissimo anche quello.
E terzo posto direi le patatine. Allora, l'ultimo posto? Ultimo posto la bevanda con la fragola, il bubble tea. Qui. Sì. Allora, per me anche questo è l'ultimo posto. Ripeto, non so se è stato storto qualcosa con la tariscadenza ed è andato male, oppure se ha questo sapore strano già di partenza, però ripeto, la mia amica che l'ha preso, perché questo l'ho preso, me l'ha preso la mia amica. Anche perché comunque qui la data di scadenza. Non si vede. E ha detto che lei ne aveva preso un altro, però forse era uno verde, non so, ha un altro gusto, però anche lei ha detto che faceva schifo, quindi va bene. Non lo so, no, non si sa, non so se ritenterò la fortuna di prenderlo. Packaging carino, per carità, però no. Mio preferito in assoluto, anch'io concordo, ci sono le gelatine, queste qua alla rosa, sono veramente qualcosa di meraviglioso. Quelle sono meravigliose, sì. Quelle al Sakura sono molto buone, ma non sanno di Sakura giapponese, nel senso che noi le abbiamo assaggiato quando abbiamo assaggiato i Sakura Mochi, che c'è proprio la foglia di ciliegio, e lì si sente cosa intendono loro come gusto Sakura. E Quello è questo non molto è forte, un però. gusto Sakura, secondo me, inteso come loro, però quelle già comunque si sente qualcosa di floreale. Nelle patatine non si sente, però le trovo comunque molto buone. Penso che la mia classifica sia più o meno la stessa, nel senso che al primo posto quasi pari merito ci sono le gelatine ai fiori, poi c'è quella alla fragola che ha dentro, cioè che è vero che sembra un banale budino, anzi forse il nostro budino è un pochettino più buono, perché questa proprio la parte della fragola non è meravigliosa, però ha dentro questa nata di cocco che praticamente fa effetto bubble tea, ci sono dentro le, insomma, le particine un po' diverse. E poi terzo posto le patatine. Questa, provare ad assaggiarla adesso che ho mangiato le patatine, ce n'è un goccino. Questa a me comunque piace, però io sapevo, perché la maggior parte delle loro bibite, come la maggior parte dei loro dolci, in realtà è tutta molto artificiale, come sapore un po' strano, un po'. Non è, sono gusti diversi dai nostri, non Sì. c'è niente da fare, cioè noi le nostre cose alla fragola, anche quando hanno un sapore un po' finto, tra virgolette, hanno un determinato sapore. Le loro cose alla fragola con un sapore finto è diverso dal nostro, così anche gli altri frutti, perché almeno da Sono quello che anche dalla mia esperienza è molto così. meno Esatto, zuccherate, molto loro meno. poi hanno le cose dolci sono veramente tanto dolci, cioè loro quando fanno le cose dolci fanno proprio stradolci. Però vabbè. Niente, io ho apprezzato tutto, tranne quel coso Tranne orribile questo qua che ci ha del fatto cervo, dannare fino alla fine, praticamente. che ci ha anche lavato i pantaloni, che sono ancora bagnati. Niente, grazie per aver visto il video. Ci saranno presto altri 3-4 video, quanti ce ne sono di questa Basta rimanere serie. collegati e lo vedete. Esatto. Un bacio, alla prossima, ciao! Ciao!